sono nato a Palermo, ma vivo da 30 anni a Roma. E ho contratto il virus i primi di luglio, da un viaggio di ritorno dall'Albania. Io, per motivi di lavoro, ho vissuto un po' di anni in Albania, ma era un viaggio di, diciamo, di piacere, non di lavoro. Quindi, rientrato a Roma, ho avuto sensazione che, a parte che ero già messo in autoquarantena, ma dopo 3-4 giorni ho avuto la febbre, quindi è stata un po' la conferma. Ho cominciato a perdere il senso del gusto, l'olfatto, ho cominciato a vedere anche le parti inferiori e superiori che cambiavano colore. Debolezza alle gambe, non riuscivo a stare in piedi, così dopo qualche giorno ho iniziato, cioè ho fatto la segnalazione a SIFPA a Roma e, che devo dire, assistenza quasi zero, mi avevano detto che mi avrebbero chiamato tutti i giorni per sapere condizioni della temperatura e altre varie situazioni, Altri ma parametri da così misurare. non è stato. E devo dire che l'unico che mi ha chiamato un po' tutti i giorni è il nostro servizio della Guardia di Finanza, abbiamo un servizio sanitario, mi chiamavano tutti i giorni la sera per sapere, anche perché avevo un ossimetro, quindi misuravo un po' l'ossigeno, e davo i valori a loro, stop. Per il resto, terapia farmacologica, ho dovuto chiamare il mio medico di famiglia, non sapeva, non voleva prendersi nessuna responsabilità, mi ha detto che stavo malissimo perché la febbre si alzava. E la sera non riuscivo a stare steso a letto e avevo difficoltà respiratorie. Ancora non sapevo, non avevo ancora fatto il tampone, quindi non è una questione di uno, sai, la paura, il Covid, no, assolutamente no. Non avevo veramente difficoltà respiratorie, quindi se stavo a letto avevo difficoltà. Se stavo in piedi, quindi ho passato 4 notti in piedi a casa. Fortunatamente da solo, perché la mia famiglia con 3 bambine erano già a Palermo dal 20 di giugno, e così che ho vissuto questo periodo da solo. E poi ho chiamato il terzo giorno, il secondo terzo giorno, ho chiamato un mio amico medico qui a Palermo, Motorino, dottore Pellegrino, e lui mi ha dato subito un po' una terapia, diciamo, d'urto. Quindi ho iniziato subito Zidromax, le 3 pasticche famose, poi cortisone, delta cortisone 25, e siccome c'ho anche un problema con la safena, mi ha detto: visto che c'hai problemi di trombosi, fatti delle punture, eparina 4000. Quindi ho fatto questo percorso, però dopo una settimana ho cominciato a star bene. Però poi è cominciata la procedura dei tamponi, che purtroppo erano tutti positivi, sino al 4 di agosto, che c'è stato un gene non rilevato e quindi dava una possibilità di miglioramento. E poi l'11 di agosto il primo tampone negativo, il 13 il secondo tampone, e poi insomma, questo è. Poi mi sono messo in contatto con il professor Cascio, che è stato molto gentile a darmi un po' il contatto del dottor Rizzo. Io in realtà avevo saputo di questo progetto nazionale un po' sui media, ma insomma su Roma c'è lo Spallanzani, che un po' ha fatto questa pubblicità di questo progetto, e avevo contattato inizialmente loro. Siccome, come ho detto, se io ritorno a settembre allo Spallanzani, probabilmente i miei valori saranno bassi, e allora Certo, ci siamo messi d'accordo per fare per farlo qui. questo. E poi la mia città, quindi se posso, la mia città natina, quindi se posso essere d'aiuto sia per la ricerca, e poi se posso essere d'aiuto per qualche paziente. Insomma, chiaramente un anestesista, un rianimatore, lavoro qui. Il nostro ospedale, fin dall'inizio, non è mai stato considerato in prima linea nella lotta al Covid, perché è stato definito un ospedale no Covid. E proprio per questo noi anestesisti ci siamo trovati come barriera tra l'esterno e l'interno dell'ospedale per filtrare pazienti con sospetto ed eventualmente dirottarli verso i centri Covid. Probabilmente tra qui ho qualche caso trattato anche con il 118, per cui faccio parte, devo essermi preso un contatto ravvicinato con il virus che mi ha determinato la sintomatologia intorno a 19 marzo. Ho iniziato la sintomatologia, anche io ho una lieve bronchite scambiata comunque visto il periodo come una classica influenza stagionale, finché un giorno mi sono accorto che anche io ero senza la percezione dell'olfatto e del gusto, quindi anosmia, agnosia, e quindi ho iniziato a insospettirmi anche là. Ho richiesto al Dipartimento di Prevenzione l'esecuzione del tampone, risultato positivo, e da lì tutta la pratica dell'isolamento e dell'autogestione, nel mio caso specifico, perché avendo l'esperienza da tecnico, da anestesista, grosso modo, ovviamente avvalendomi del supporto praticamente di tutte le figure, pazienti qua, che sono stati in contatto con il professore Cascio, sul
sull'opportunità o meno di un ricovero. La sintomatologia sfumata è iniziata tutta la fase post, cioè i controlli, con la professoressa Gianmanco prima, con il dottor Rizzo dopo, per andare alla ricerca di questi famosi anticorpi neutralizzanti che pare che nel mio caso fossero adeguati ad aderire a questo progetto della donazione, per cui comunque ovviamente è fuori discussione anche pensare di non aderire, per cui abbiamo iniziato a fare dei controlli finché alla fine, a distanza di già 4 mesi dall'ultimo prelievo, pare che si mantenga ancora, il mio dito si mantenga ancora elevato.